una città cambia nel corso dei secoli, seguendo il progresso e le necessità dei cittadini. Ma in alcune zone i luoghi restano spesso immutati, più per la conformazione geografica che per la precisa volontà degli abitanti. Salerno non fa eccezione e conserva la stessa fisionomia urbana in quella parte della città ai piedi della collina Bonadies che aveva nel periodo medievale. Di quel periodo storico non si sono conservate che pochissime costruzioni, ma oltre la storia e le testimonianze architettoniche restano anche le leggende, spesso ispirate a fatti e personaggi realmente accaduti. Le stesse vicende storiche, poi trasformate in racconti leggendari, si arricchiscono di poesia e si creano così i miti e le favole che generano il sentimento popolare di appartenenza ad un luogo. Salerno, gli storici non sono ancora convenuti a una data certa. Probabilmente esisteva un centro già dal VI-V secolo a.C., come sembrano anche attestare i resti rinvenuti di una necropoli di un abitato etrusco campano, denominato forse Irna oppure Marcina. Alcuni ritrovamenti archeologici simili ad altri rinvenuti nella zona di Agrigento testimoniano che in seguito l'area entrò a gravitare nell'orbita di influenza della Magna Grecia, di provenienza siciliana. Il centro etrusco sannitico di Fratte è uno dei siti archeologici salernitani che meritano un'attenta visita, anche perché è sistemato in un parco archeologico recentemente predisposto su un'altura che, anticamente, era l'acropoli del centro etrusco. Nella zona del parco, in quelle circostanti, sono state rinvenute tracce di stanziamenti umani risalenti addirittura all'età eneolitica. Siamo intorno al 2300 a.C., ma l'abitato etrusco campano dissepolto nasce soltanto nel VI secolo a.C. I primi rinvenimenti casuali risalgono agli ultimi decenni del secolo scorso, mentre gli scavi regolari sono iniziati nel 1927 e proseguiti poi ad intervalli più o meno costanti fino agli anni 90, con il recupero di resti di vario genere, databili, i più antichi, tra il VI e il V secolo a.C. Mentre gli scavi nella sottostante Fratte sono stati ricoperti dopo il recupero dei materiali mobili, ceramiche, eccetera, l'acropoli è stata recintata e sistemata a parco, come abbiamo già detto, aperto al pubblico tutti i giorni, compresa la domenica. Essa contiene avanzi di strutture abitative, una grande cisterna intonacata all'interno, una fornace per l'argilla, molti gruppi di tombe sia di epoca etrusca che sannitica, il cui contenuto è in parte esposto ordinatamente nel secondo piano del Museo Archeologico Provinciale, mentre il resto è conservato nei depositi del museo. Le sepolture maschili si differenziavano bene dalle femminili per la presenza di elementi simboleggianti il ruolo di guerriero, come cuspidi di lancia o di giavellotto, coltelli, ma soprattutto
il cinturone di bronzo, che rivestiva una polidiversità di significati, sempre attinenti al mondo militare. Esso era infatti simbolo di libertà e l'esserne privati in combattimento equivaleva a divenire schiavo, ma era anche identificazione del proprio ruolo in una società che chiaramente aveva come principale referente la sfera militare. Se lo troviamo indossato da bambini, evidentemente era nel momento in cui essi divenivano idonei al combattimento, quindi parliamo di 14-16 anni. La presenza in una tomba dello strigile, lo strumento usato dagli atleti greci nelle palestre per detergersi dopo gli esercizi ginnici, è indubbio segno di una sensibilità all'influsso greco che i sanniti, considerati rozzi e di rude temperamento da una storiografia che certo non li privilegiava, sentirono in misura niente affatto trascurabile. Le tombe femminili contenevano vasellame ceramico, sia vernice nera che figurato, come vasi per bere o coppette munite di coperchio per il servizio di toiletta o ancora il vaso regalato in occasione delle nozze. Questa parte della collina è attraversata da un sistema idraulico, sotterraneo e superficiale, integrato nell'architettura del complesso sin da età arcaica. Tale sistema di condutture confluisce in un pozzo monumentale, collocato al centro dell'area. Qui convergono un tratto di condutture in tufo che parte dall'ambiente centrale dell'edificio sacro e un grande collettore che attraversa la parte meridionale dell'area. Tra il 197 e il 194 a.C. la città divenne una colonia romana con il nome di Salernum, da Salum che significa mare e da Irnum che è il fiume che attraversa ancora oggi la città, l'Irno appunto. Essa acquisì un'importanza crescente fino al IV secolo d.C., quando poi le incursioni barbariche e l'alternanza dei popoli conquistatori al governo della città determinarono una progressiva decadenza. Nella parte più antica del centro storico di Salerno si erge il Palazzo Fruscione. Qui nel 2010 sono state rinvenute tracce di muratura che rinviano ad un complesso termale d'epoca imperiale, dei mosaici e degli affreschi del II secolo d.C. Gli archeologi hanno scoperto che in seguito all'abbandono delle terme a metà del V secolo l'area fu utilizzata come cantiere edilizio. Il rinvenimento dei resti di officine artigianali per la realizzazione di manufatti vitrei e metallici induce a ritenere che le officine servissero le costruzioni della vicina cappella funeraria del Vir Spectabilis Socrates, oggi attribuita alla cappella palatina del Dux Longobardo Arete II. La città guadagnò fama di centro illustre del Mezzogiorno dopo la conquista dei Longobardi nel 646. La prosperità crebbe a partire dal 786, quando il principe longobardo Arechi II trasferì la sede del ducato da Benevento a Salerno per sfuggire all'offensiva di Carlomagno e assicurarsi il controllo di una zona strategica. Il sovrano diede un notevole impulso allo sviluppo urbanistico di Salerno. La città venne fortificata con mura, con torri e divenne così un potente principato, sede della celeberrima scuola medica, la più antica istituzione medica dell'Occidente. Nell'839 il Ducato di Benevento fu diviso in due stati indipendenti e Salerno divenne capitale di un principato che durante il regno di Guaimario V, tra il 1027 e il 1052, acquisì potere e ricchezza. Nel 1076 Roberto il Guiscardo conquistò la città e diede inizio così alla dominazione normanna, di cui Castel Terracina e il Duomo furono l'espressione architettonica più stupefacente.
Durante il regno del sovrano normanno, la scuola medica salernitana conobbe il momento più alto e fulgido della propria storia. La fama dei medici salernitani era diffusa ovunque. L'importanza del centro fu tale che nel 1084 la città ospitò il Papa Gregorio VII. Il dominio degli Svevi, alla fine del XII secolo, fu all'origine di un ulteriore allargamento dei confini urbani e di un rinnovato benessere economico, segnalato dall'istituzione della Fiera di San Matteo da parte di Federico II e dalla costruzione del porto. Nonostante questa espansione economica, la città cominciò a soffrire della crescente importanza della vicina Napoli, situazione poi che si acutizzò con l'avvento degli Angioini. Castel Terracina è il palazzo normanno edificato dal duca Roberto il Guiscardo all'indomani della conquista di Salerno, 1076-1077. Il castello risulta legato alla memoria della scuola medica dal momento che la moglie del duca, Sigelgaita, sorella dell'ultimo principe longobardo della città, Gisulfo II, era stata educata presso la scuola e pare fosse molto esperta nell'arte delle confezioni, con una particolare predilezione per la preparazione dei veleni. La leggenda narra che Sigelgaita, usando il proprio sapere, avesse addirittura tentato di avvelenare il tanto odiato figlio di Primo Letto del Guiscardo, Boemondo. Si racconta infatti che una volta, mentre il principe era lontano, Boemondo si ammalò. Sigelgaita allora, approfittando dell'occasione, preparò una pozione e la mandò ai medici che stavano curando il figliastro. Ma Roberto fu avvertito e tornò di corsa a Salerno. Qui irruppe nelle stanze della moglie e la minacciò di morte se non avesse guarito il figlio. Così la principessa si affrettò a preparare un antidoto e Boemondo fu salvo. La condizione attuale del Palazzo Castello Normanno lo vede inserito in una serie di edifici successivi che ne hanno inglobato la maggior parte delle strutture. L'impianto generale del palazzo però risulta ancora abbastanza riconoscibile. Edificato a ridosso delle mura orientali della città, nei pressi di una delle porte che doveva consentire di raggiungere direttamente il mare, la reggia era stata modellata secondo uno schema castellare. L'unico corpo di fabbrica centrale era protetto ai lati da due grossi torrioni quadrangolari, mentre la monumentalità della struttura veniva alleggerita da fasce decorative ai marcapiano e da bifore e monofore disegnate con gli stessi giochi ad intarsio che si sono evidenziati nel quadriportico della cattedrale. Sigelgaita aveva studiato presso la scuola medica salernitana. Questa scuola è stata la prima e più importante istituzione medica d'Europa nel Medioevo. Come tale, è considerata da molti come l'antesignana delle moderne università. Sono molte le leggende che ruotano intorno alla scuola e ai suoi medici, e una delle più celebri è la cosiddetta leggenda del povero Enrico, tramandata dai menestrelli tedeschi medievali e riscoperta poi da Longfellow nell'Ottocento. Enrico, principe di Germania, era un giovane splendido e forte, fidanzato con la giovane principessa Elsie. Un giorno, però, egli fu colpito dalla lebbra e cominciò a deperire rapidamente, tanto che i sudditi, vedendolo ormai destinato a morte certa, lo ribattezzarono il povero Enrico. Il principe, una notte, ebbe un sogno. Il diavolo in persona gli suggerì di andare a farsi curare dai medici salernitani, riferendogli che sarebbe guarito solo se avesse fatto un bagno nel sangue di una giovane vergine che fosse morta per lui volontariamente. Nonostante Elsie si fosse immediatamente proposta per l'orrendo sacrificio, Enrico rifiutò sdegnato, preferendo ascoltare il parere dei medici.
Dopo un lungo viaggio, tutta la corte arrivò a Salerno ed Enrico, prima di presentarsi alla scuola medica, volle recarsi in cattedrale per pregare sulla tomba di San Matteo. Qui, in preda a una visione, si ritrovò miracolosamente guarito dal male e sposò Elsie sullo stesso altare del santo. Altra tradizione è quella della leggenda di Roberto di Normandia e Sibilla da Coversano. Roberto di Normandia, durante le crociate, fu colpito da una freccia avvelenata. Poiché le sue condizioni erano parse subito gravi, egli di ritorno in Inghilterra si fermò a Salerno per consultare i medici, il cui responso fu drastico. L'unico modo per salvargli la vita era quello di succhiargli via il veleno dalla ferita. Ma chi l'avrebbe fatto? Sarebbe morto al suo posto. Roberto respinse tutti, preferendo morire. Ma durante la notte sua moglie, Sibilla da Conversano, gli succhiò il veleno, morendo così per il suo amato sposo. Questa leggenda è raffigurata in una miniatura sulla copertina del Canone di Avicenna, in cui si vede Roberto con la sua corte che alle porte della città saluta e ringrazia i medici, mentre sullo sfondo le navi sono pronte a partire. Sulla sinistra altri 4 medici si occupano di Sibilla, riconoscibile dalla corona, avvizzita dal veleno. In questo momento ci troviamo in uno dei luoghi più significativi e caratteristici di tutta Salerno, l'acquedotto di Viarce. Secondo la leggenda, fu proprio qui che casualmente, in una notte di tempesta, si incontrarono i 4 fondatori della scuola medica salernitana: l'arabo Adela, il greco Ponto, l'ebreo Elino e il latino Salerno. Questa leggenda fu ispirata dal fatto che all'epoca, grazie ai suoi commerci, Salerno era un crocevia di vari popoli, religioni, culture varie. Ma non è tutto. Quest'acquedotto, pensate, è anche detto Ponte dei Diavoli. E allora, qual è in questo caso la leggenda che si cela dietro questa antica costruzione? L'alchimista Pietro Barliario, considerato un vero stregone e grande conoscitore di chimica e della trasformazione della materia, costruì questo acquedotto grazie all'aiuto del diavolo, in una sola notte, dando così ai salernitani la possibilità di essere riforniti d'acqua. La leggenda degli archi del diavolo è stata tramandata da salernitano a salernitano e si racconta che, se ci si trova sotto gli archi maledetti nelle ore dell'alba del tramonto, è possibile vedervi danzare i diavoli e spiritelli maligni. Questo acquedotto medievale fu eretto nel IX secolo per approvvigionare d'acqua il monastero di San Benedetto, presso le mura orientali. Infatti, il sistema di distribuzione delle acque nella Salerno medievale era basato su 3 direttrici principali. La prima, ad occidente, lungo il torrente Fusandola, captava la sorgente Acquarola. La seconda, sull'asse mediano, raccoglieva le acque alle pendici del Bonadies, come quella della Palma, oppure quella di San Lorenzo. La terza, ad oriente, si avvaleva delle acque del Raffastia e dei suoi affluenti. Su quest'ultima linea di captazione si articola l'acquedotto, diviso in un ramo più basso, più antico, ed in un ramo più alto, costruito in epoca normanna, nel quadro di espansione urbana verso oriente, avvenuta nel XII secolo. Il muro stesso, lungo 160 metri, funzionava da acquedotto perché in una cavità praticata su di esso defluivano le acque provenienti dal canale ponte che scavalca via Arce. Nell'insieme si offrono pochi elementi per una precisa datazione dell'acquedotto, dal momento che le malte utilizzate sono piuttosto comuni nella Salerno medievale, ma sono databili tra la metà dell'XI secolo e la seconda metà del XII secolo. L'impiego dell'arco a sesto acuto, ribassato, di influenza persiana, è di notevole interesse perché consente di ottenere una struttura discontinua ad altezze scalari. Oh,
Continuiamo il nostro viaggio, ci troviamo nel centro storico di Salerno. Ogni anno qui viene organizzata la Fiera del Crocifisso Ritrovato. La storia di questa fiera risale all'XI secolo e anche in questo caso essa è legata ad una leggenda che ha come protagonista Pietro Barleario. Si racconta che due suoi nipoti, dopo aver letto un libro di negromanzia lasciato incustodito dall'alchimista, morirono per lo spavento e Barleario, dopo aver bruciato il libro a causa dei sensi di colpa, si recò presso la chiesa di San Benedetto per chiedere perdono al Cristo crocifisso. Dopo 3 giorni e 3 notti di preghiere, il Cristo chinò la testa verso Barleario e aprì gli occhi. Alla notizia del miracolo, tutti i salernitani si recarono nella chiesa per venerare il crocifisso e vi fecero ritorno tutti i venerdì di marzo. Da qui nasce la Fiera del Crocifisso, che si svolge tutti i venerdì di marzo. Ad essa è stata poi affiancata la Fiera del Crocifisso Ritrovato, che è caratterizzata da manifestazioni in costumi medievali, rievocazioni storiche, botteghe artigianali e artisti di strada. È possibile ammirare il crocifisso, ancora con la testa piegata, presso il Museo Diocesano San Matteo di Salerno. La storia in realtà è un po' differente. Inizialmente esso era posto molto in alto, quindi i fedeli non riuscivano a vedere con precisione il volto di Gesù. Si decise perciò di piegare l'opera in corrispondenza del collo, per permettere così a tutti di poterla ammirare. Pensate, questo crocifisso risale al XIII secolo. Nelle sale del museo ritroviamo anche la preziosa croce che è stata realizzata nell'XI secolo e che secondo la tradizione Roberto il Guiscardo, principe di Salerno, portava con sé durante le battaglie. È un reliquiario questo che conteneva i denti di San Matteo e di San Giacomo Minore e addirittura, pensate, un frammento della Santa Croce. In questo museo è presente la più vasta e completa raccolta di tavolette burne del Medioevo cristiano esistente al mondo, gli Avori Salernitani. Essi sono ben 69 pezzi, di cui 37 illustrati, con episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento. La loro datazione è collocata ai primi decenni del XII secolo. Tra l'Ottocento e l'Ultima Guerra, alcune delle formelle più preziose sono state requisite da collezionisti e dagli eserciti occupanti. Ed attualmente si trovano divise tra Londra, New York, Budapest e Parigi. Un altro pezzo importante del museo è l'Exultet, un rotolo in pergamena composto da 11 fogli illustrati con miniature, che veniva utilizzato durante la liturgia del Sabato Santo con la veglia pasquale e la benedizione del cielo. Il manoscritto era un rotolo che veniva svolto dall'alto del pulpito durante la funzione religiosa. Mentre il diacono leggeva il testo, i fedeli
potevano seguire la preghiera attraverso le immagini che man mano si svolgevano verso di loro. Del testo sopravvive solo l'inizio del prologo, redatto in scrittura gotica. Si riteneva che l'Exultet Salernitano fosse costituito solo da immagini e che fosse privo della parte scritta, ma l'attento studio della riproduzione fotografica effettuata nel 1913 rivela che il manoscritto fu privato di alcune parti, probabilmente quelle relative al testo, allorquando fu tagliato. Le tavole contengono, oltre all'inizio del preconio, 18 illustrazioni, due per sezione, divise da una cornice, in cui è proposto un motivo decorativo che richiama quello già utilizzato nell'Exultet conservato nella Biblioteca Casalatense. Il compianto su Cristo morto è una delle opere più caratteristiche della Pinacoteca. Raffigura il momento nel quale i personaggi rappresentati, la Madonna con le tre Marie, Nicodemo e Giuseppe d'Arimatrea, già protagonista della deposizione di Cristo dalla croce, piangono la morte di Gesù defunto. Il dipinto risale alla seconda metà del Cinquecento. Ci troviamo nella sala del Seicento. Le opere esposte in questa sala provengono dalle importanti donazioni fatte alla Cattedrale di Salerno dall'arcivescovo Isidoro Sanchez de Luna nel 1772 e dal marchese Giovanni Ruggi d'Aragona che, con legato testamentario nel 1870, destinò alla sacrestia del Duomo parte della sua quadreria, costituita da dipinti di soggetto sacro. Del Museo Diocesano San Matteo si trova il Duomo della città di Salerno. La cattedrale venne costruita in stile romanico nell'undicesimo secolo ed in seguito venne più volte modificata con diverse aggiunte barocche. Particolare il campanile di grande valore storico ed artistico. Esso è un'importante testimonianza della fusione bizantino-normanna del periodo
e su di esso trovano posto ben 8 campane. Il Duomo è preceduto da una facciata barocca e dalla scalinata annessa. Dell'antico prospetto resta il portale, detto Porta dei Leoni, a causa di 2 statue ai lati degli stipiti raffiguranti un leone, simbolo della forza, e una leonessa con un leoncino, simbolo della carità. Una leggenda vuole che durante un'invasione saracena i leoni del portale sarebbero diventati vivi e avrebbero divorato i pirati che volevano profanare la cattedrale. Sull'architrave, scolpita d'imitazione di un portale romano, una scritta ricorda a chi entra l'alleanza tra i principati di Salerno e di Capua. Il fregio, raffigurante una pianta di vite, rimando al salvifico sangue di Cristo, presenta altre decorazioni animali. Una scimmia, simbolo dell'eresia, e un leone rampante, simbolo della potenza di Dio. Nella lunetta al di sopra del fregio, un affresco seicentesco che ha sostituito un deteriorato mosaico del 1290 raffigura San Matteo che scrive il Vangelo ispirato dall'angelo, che alcuni vogliono sia opera di Angelo Solimena, padre del più celebre Francesco. Portale della facciata immette ad un ampio atrio, unico esempio italiano, insieme a quello della Basilica di Sant'Ambrogio, di quadriportico romanico. L'atrio è circondato da un colonnato, che era un'ideale continuazione verso l'esterno delle navate interne, le cui colonne provengono dal vicino foro romano di Piazza Conforti, sormontate da archi a tutto sesto, decorati con intarsi di pietra vulcanica sulle lesene e ai pennacchi. Splendido è il loggio soprastante, a bifore e pentafore, considerato il punto d'inizio della cosiddetta architettura mediterranea. Sull'atrio si apre inoltre la porta in bronzo della chiesa, fusa a Costantinopoli nel 1099 e donata alla città da 2 coniugi, Landolfo e Guisania Butrumile. Formata da 54 formelle, in gran parte raffiguranti croci bizantine, presenta al centro una serie di santi, tra i quali spicca la figura di San Matteo. Inoltre, vi è una raffigurazione simbolica di 2 grifi che si abbeverano ad una fonte battesimale. Il grifo, oltre che dell'immortalità dell'anima, è anche simbolo della famiglia normanna degli Altavilla, ai quali apparteneva il fondatore Guiscardo. Anche se attualmente la porta ha un colorito verdastro, tipico del bronzo antico, una volta era ricoperta in oro e argento. Presso la stessa porta sono incisi su una lapide 4 versi di una poesia che Gabriele D'Annunzio dedicò alla cattedrale. Quei di Salerno, il lor nonato golfo, gli archi normanni, tutta a bronzo e argento la porta di Guisa e di Landolfo avianzi in cuore. E l'arte e l'ardimento, onde tolse lo scettro ad Alberada Sicil Gaeta dal quadrato mento. Nel quadriportico una lapide ricorda che nella cattedrale ci fu una sede della scuola medica salernitana e che qui San Tommaso d'Aquino insegnò teologia. Inoltre, al centro dell'atrio esisteva una fontana monolitica in granito egiziano che piacque al re Ferdinando IV di Borbone e nel 1820 fu portata a Napoli, nella Villa Reale, attualmente Villa Comunale, dove è tuttora soprannominata popolarmente la Fontana delle Paperelle. La fontana attuale
è una vecchia fonte battesimale. Siamo entrati nella cattedrale. Essa è un edificio massiccio, a 3 navate, ma probabilmente in origine erano 5. Quella centrale è sormontata da una volta a botte ad incannucciata, mentre il transetto presenta delle capriate in legno, rifatte negli anni 50. Di grande valore artistico è la cripta, che custodisce le spoglie mortali di San Matteo. La leggenda della traslazione vuole che le reliquie siano state portate a Salerno da Gisulfo I nel X secolo ed in seguito nel 1081, quando fu costruita la nuova cattedrale dedicata all'Evangelista, furono deposte nella cripta destinata a custodirle. Agli inizi del XVII secolo la cripta fu restaurata in stile barocco su progetto dell'architetto Domenico Fontana e del figlio Giulio. La cripta ospita anche i resti dei santissimi martiri salernitani, Fortunato, Gaio, Ante e Felice, e le reliquie dei santi confessori. Sulla tomba di San Matteo, seminterrata, troneggia una statua bronzea di fronte del medesimo, opera del 1605 dello scultore Michelangelo Naccherini. La tomba di San Matteo è al centro della cripta e rappresenta il Sancta Sanctorum. Si trova esattamente sotto l'altare maggiore della soprastante cattedrale, è seminterrata ed è costituita da un ampio baldacchino marmoreo recante gli stemmi dei Borbone, sul quale troneggia una statua bronzea e bifronte dell'Evangelista nell'atto di scrivere. A causa della forma bifronte della statua della cripta è nato il detto popolare San Matteo a due facce, esteso poi a tutti i salernitani. Immediatamente sotto alla statua, in una celletta, è racchiusa la scatola in cui si raccoglieva la manna di San Matteo. Si dice che il giorno della traslazione delle reliquie di San Matteo da Capaccio a Salerno, avvenuta il 6 maggio del 954, dal corpo del santo sgorgò un liquido miracoloso che venne denominato manna di San Matteo. E da quell'evento ogni anno venne raccolta la miracolosa secrezione ben 2 volte all'anno, durante l'anniversario della traslazione e durante la festa patronale del 21 settembre. Il liquido, infatti, nel caso fosse stato abbondante, similmente a quanto accade nel caso di Napoli con il sangue di San Gennaro, avrebbe garantito un periodo di pace e prosperità. Il miracolo però cessò di rinnovarsi nella metà del XIX secolo, ma ancora oggi, sotto l'altare dedicato al santo, nella cripta del Duomo di Salerno, è conservata l'urna, dentro la quale si raccoglieva appunto la manna di San Matteo. Ci troviamo al lato opposto dell'altare del santo. Come potete notare, incontriamo qui la seconda faccia di San Matteo. E proprio ai lati di questo altare vi sono ben 8 candelabri dorati che furono donati dalla scuola medica salernitana all'inizio dell'Ottocento. Nella zona est è visibile la cappella dei santi martiri salernitani, che ospita le loro spoglie. Essi si chiamavano Fortunato, Gaio, Ante o Andes e Felice e subirono il martirio all'epoca delle persecuzioni di Diocleziano. Qui è anche esposto un troncone di colonna tortile in marmo con una venatura rossastra, che fu trovato nel 500 presso la foce dell'Irno. Secondo la tradizione, fu il cibo su cui i santi furono decapitati, il cui sangue fu assorbito dal marmo. La leggenda vuole inoltre che accostando l'orecchio al marmo sarebbe possibile sentire addirittura il pulsare del sangue.
siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Nella prossima visiteremo altri luoghi simbolo di Salerno e scopriremo insieme le leggende che si nascondono e che caratterizzano questa magnifica città. A presto!